La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso presentato da Eraldo Rizzuti, segretario della Democrazia Cristiana, che mirava a ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge elettorale e dunque l'annullamento dell'ultima tornata elettorale che ha portato alla scelta di Mario Oliverio e il ritorno alle urne per gli elettori calabresi. Stamani, il relatore Giuliano Amato e i giudici della Consulta hanno esaminato la pratica decretando l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. C'è anche un ex ispettore di polizia fra i 36 soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione Six Towns in contrasto alle attività della Cosca Marrazzo di Crotone coordinata dalla DDA di Catanzaro. In pensione da pochi mesi, impiegato presso la questura di Crotone ed indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, l'ex ispettore Rosario Aiello è considerato dagli inquirenti fortemente colluso con la criminalità organizzata. Ancora un gesto inqualificabile alla Lamezia Terme, ancora un boccone troppo amaro da mandar giù. La città scossa per quanto accaduto ai danni della Caritas, che si è vista distruggere dalle fiamme 5 container che avrebbero dovuto stipare generi di sostegno per i poveri, un attentato contro la solidarietà e contro il desiderio di giustizia che si esprime attraverso il volontariato. Arrivano i primi verdetti sulla gara per la gestione degli aeroporti di Reggio e Crotone. Delle 4 società che hanno presentato la domanda di partecipazione, soltanto quella di ASE S.p.A. è risultata in regola ed ammessa. L'ASE, società che si occupa di manutenzione stradale all'interno di AVR, ha presentato offerta solo per l'aeroporto di Reggio. Potrebbe essere decisivo l'incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. Sul tavolo del Ministero ai Trasporti la questione del porto di Gioia Tauro e degli annunciati 442 esuberi. A comunicarli la stessa MedCenter Container Terminal, una tegola sulla testa dei lavoratori dello scalo portuale calabrese.